questa edizione di Cortina in Croda abbiamo deciso di presentarvi le falesie ampezzane, o come le chiamavano una volta, le palestre d'arrampicata. Forse non tutti sanno che a Cortina, nel territorio ampezzano, ci sono più di 15 falesie e un migliaio di tiri attrezzati per l'arrampicata sportiva. Abbiamo pensato di realizzare queste presentazioni per accompagnare l'uscita della guida di arrampicata sportiva edita dagli Scoiattoli di Cortina, che presumibilmente uscirà a metà estate, inizio autunno. La prima palestra d'arrampicata di Cortina sono state le Cinque Torri. Gli alpinisti si preparavano per le vie più lunghe scalando le pareti molto più brevi, dagli 50 ai 200 metri delle torri, sempre nell'ottica di prepararsi per le pareti più lunghe. Verso gli inizi degli anni 80 però anche a Cortina si va avanti timidamente un nuovo modo di concepire l'arrampicata. Non si sale più per raggiungere la vetta, ma per riuscire a liberare, cioè arrampicare senza mezzi artificiali, le vie classiche in montagna. Tuttavia rimaneva pur sempre un'attività finalizzata alla realizzazione e all'arrampicata delle vie più lunghe. È verso la metà degli anni 80 che si sviluppa un nuovo modo di arrampicare, l'arrampicata sportiva. Le falesie vengono attrezzate per praticare l'arrampicata come attività fine a se stessa e non come preparazione per le vie più lunghe in montagna. Nascono così le prime falesie anche su dei massi. Non servono più le pareti alte come le Cinque Torri, ma bastano dei massi come quello in cui siamo adesso, oppure come le pareti di Campo e Volpea. La prima falesia che vi presentiamo è forse quella più frequentata negli anni 80, il Sasso di Colfiere, per i locals semplicemente il Sasso. È raggiungibile da Cortina in 10 minuti di auto e 5 minuti a piedi e siamo alle pendici del Col de Ruscè. Questa falesia è la tipica falesia del dopolavoro. Chi finiva di lavorare e non trovava un compagno arrivava e trovava sicuramente qualcun altro che arrampicava. Tra l'altro qui si riesce anche a arrampicare senza la corda attraversando il sasso orizzontalmente nella sua base a pochi centimetri da terra. Il sasso è una parete particolare alta una quindicina di metri, è leggermente strapiombante, non è una parete dolomitica naturale ma è ciò che resta di un'antica cava, si dice che da essa siano state anche ricavate le pietre per costruire il campanile di Cortina. È una parete a buchi e è molto allenante per le dita e per gli avambracci. La sua sommità è raggiungibile anche a piedi e quindi molto agevole mettere la corda dall'alto o, come si dice tecnicamente, a moulinette. Le vie sono una quindicina di vie attrezzate e il livello è medio, si parte dal 6A fino al 6C, quindi non è una palestra adatta per i principianti. Il posto, nonostante la quota, è generalmente caldo, non si arrampica quando piove, ma la parete si asciuga molto facilmente. A differenza delle altre falesie, le vie non hanno un nome specifico, non sono mai state battezzate con un nome specifico, vengono individuate per la loro posizione caratteristica. La via più facile e la prima via che si tenta di fare al sasso è la via dell'albero all'estrema destra, accanto a un larice. Altra caratteristica del sasso è che è possibile arrampicare senza compagno, senza corda, attraversando orizzontalmente a pochi centimetri da terra il sasso. Il cosiddetto traverso è molto allenante ed è possibile farlo a diverse altezze. Tuttavia vi sconsiglio di farlo troppo in alto perché in caso di caduta, come è successo al sottoscritto, i vostri calcagni ne potrebbero patire. Ciao, la Cortina in Croda.